Ciao, ciao a tutti amici, ciao, bentornati sul canale. Oggi si parla di libri. Un attimo che spengo la luce, solito problema. Ok, penso che questa sia la luce migliore. Allora, oggi dicevo si parla di libri. Allora, questo è il mio primo, primissimo video che riguarda i libri, quindi ci tengo a precisare un po' di cosine. Di come voglio impostare io il mio canale per quanto riguarda le recensioni libresche. Allora, io voglio un po' estraniarmi, voglio fare un po' la persona diversa, no? Anomala per quanto riguarda le recensioni dei libri. Io non amo assolutamente quei canali che parlano di libri dove ti raccontano praticamente tutto il libro, tranne il finale. Poi il bello che ti dicono, non faccio spoiler, però ti raccontano tutto praticamente. A me non piace. Quindi, cosa vi mostrerò nello specifico? Vi mostro il libro, vi leggo la trama, vi mostro il libro, vi dico com'è scritto, vi parlo prima delle cose generali, vi parlo in generale, mettiamola così, del libro. Va bene, vedrete un po' via via come ho intenzione di impostare questa cosa e fatemi sapere se sono video piacevoli, se vi annoio, se li trovate pesanti, se li trovate noiosi e quant'altro. Oggi, come avete letto dal titolo, vi parlo di un must have che sta spopolando. Infatti, se riesco, cerco di pubblicarlo a pochi giorni dall'uscita del secondo volume. Del secondo capitolo di questa saga. Di cosa vi sto parlando? Ma già l'avete letto dal titolo, io inforco i miei occhiali. Vi sto parlando del famosissimo sognatore, il sognatore di Lainey Taylor. Questo libro, che comunque non è grossissimo, allora è edito da credo Fazi Editore, sì. Il prezzo di copertina sono 14,50 euro. Consta di, vi dico subito, almeno così vi fate anche un'idea, perché io sono anche le cose che guardo, di 522 pagine. La copertina è molto bella perché comunque rappresenta le falene che sono una cosa, una parte incent, una parte importante del libro. Non sto scherzando, veramente una parte importante del libro. La copertina mi piace molto perché è blu, io adoro il blu e mi piace tantissimo. L'ho detto il genere? Sì, è un fantasy. Eccolo qua, è questo il font, appunto, le lettere. Buono, non sono piccine, io odio quei libri quando ci sono scritti così piccole, fitte fitte, cioè veramente li odio. Guarda anche questo in un libro, sì, perché io non mi soffermo solamente sulla trama, perché se la trama mi piace, ma se il libro è così pesante proprio a livello anche di lettura, non è gradevole, mi affatica, io non lo prendo. Potrebbe anche essere il libro della vita, ma non lo prendo. Comunque, vi leggo la trama, così potete capire. Per chi magari non lo conoscesse, voglio dire, perché può capitare che non si conosca, ma comunque vi dico solamente questo: ha venduto un sacco di copie e ha avuto tantissimo successo. È il sogno a scegliere il sognatore e non il contrario. Qui mi sembra molto Marzullo, comunque vabbè. Laszlo Strange ne è sicuro, ma è anche assolutamente certo che il suo sogno sia destinato a non avverarsi mai. Orfano, allevato da monaci austeri che hanno cercato in tutti i modi di estirpare dalla sua mente il germe della fantasia. Il piccolo Laszlo sembra destinato a un'esistenza anonima, eppure il bambino rimane affascinato dai racconti confusi di un monaco anziano. Racconti che parlano della città perduta di pianto, caduta nell'oblio da 200 anni. Ma quale evento immaginabile e terribile ha cancellato questo luogo mitico nella memoria del mondo? I segreti della città leggendaria
si trasformano per Laszlo in un'ossessione. Una volta diventato bibliotecario, il ragazzo alimenterà la sua sete di conoscenza con le storie contenute dei libri dimenticati della grande biblioteca. Pur sapendo che il suo sogno più grande, ossia vedere la misteriosa Pianto con i propri occhi, rimarrà irrealizzato. Ma quando un eroe straniero, chiamato il Massacratore degli Dèi, e la sua delegazione di guerrieri si presentano alla biblioteca, per Strange, il sognatore, si delinea l'opportunità di vivere un'avventura dalle premesse straordinarie. Questo, vabbè, scusatemi come l'ho letto, ma vedendo poco faccio fatica, e poi con questa luce faccio molta fatica. Spero che un pochino abbiate capito. Vabbè, qua dietro il quarto di copertina troviamo le solite ovazioni che io do, il tempo, lasciano il tempo che trovano, perché perché a me non mi interessano. Vabbè, morale della favola, questo libro che ha fatto impazzire tutti e tutti sono in trepida attesa, appunto aspettando il 14 febbraio per l'uscita del secondo libro, che non mi ricordo, Le Muse. Non mi ricordo, la musa degli incubi, una cosa del genere, non mi ricordo neanche, lo voglio sapere, come avete ben capito, a me non è piaciuto. Penso che sia l'unica persona sulla faccia non lo so, della terra forse, no, ma è delle booktuber, io non sono una booktuber, sono una semplice lettrice appassionata di libri e di lettura, alla quale questo libro non è piaciuto, anzi, colgo l'occasione per dire: chi lo vuole, glielo posso non regalare, lo voglio donare appunto per scambiare. Diciamo, io vi do questo libro e voi mi date un libro che magari vi interessa. Non scherzo, parlo seriamente, lo voglio dare via. Anche se credo che entro febbraio barra. Entro, sì, fine di febbraio barra marzo, penso che passerò a Libraccio fisico e negozio Libraccio per vendere una caterba di libri che ho e di cui ci inserirò anche questo. Lo voglio vendere. Lo voglio vendere, non lo voglio per niente nella mia libreria. L'ho trovato un libro estremamente pesante, proprio a livello di testa, difficile di comprensione. Io non ci ho capito niente, l'ho trovato noioso e molto molto ripetitivo. Lo sto uccidendo questo libro, lo so, perdonatemi, ma se siete curiosi, cioè, innanzitutto leggetevi la trama, forse la leggete anche meglio da soli su internet, nei vari siti. A me non è piaciuto, semplice, non mi è piaciuto. Comunque, quello che vi stavo dicendo è la verità, l'ho trovato noioso, pesante, ripetitivo. 522 pagine. Io penso che questo libro, se avesse avuto la metà delle pagine, sarebbe stato meglio, perché si ripeteva proprio nelle parole. I personaggi non sono stati caratterizzati. Addirittura il personaggio principale, Laszlo Strange, a me non mi ha lasciato niente, cioè non mi ha lasciato nulla. Mi dispiace perché avevo tanta fiducia a questo libro io, ma veramente, perché non. No, io ho fatto molta fatica a terminarlo, cioè veramente, l'ho terminato in breve tempo, perché non vedo l'ora di finirlo, sinceramente. Però non ho fatto veramente molta fatica, c'erano dei pezzi che io veramente non. Erano ripetitivi. 522 pagine, penso che avesse fatto un libro, e sono affezionata a nessun personaggio. Nessun personaggio, a me piace che quando termino un libro i personaggi mi rimangono dentro, qualcosa del romanzo, del libro mi deve restare dentro, anche da un fantasy, soprattutto da un fantasy, pretendo che i personaggi mi diano qualche cosa, che uno ci si affezioni. Perché di solito i fantasy non sono mai autoconclusivi, sono un po' delle saghe, e come quella che sto leggendo adesso, che mi sta piacendo invece, poi ve ne parlerò tantissimo, ma tantissimissimissimo, e infatti devo acquistare il secondo libro, perché mi sta piacendo tantissimo, anche quella è molto famosa,
Però quella riconosco il suo successo. Questo no, mi dispiace, non lo riconosco. Non mi sono affezionata per niente al protagonista né a lui, perché comunque non è stato caratterizzato secondo me. Ero, vi giuro, pagina dopo pagina, ok, accadrà qualcosa. Ho capito, ok, ma cosa? Stai lì con il fiato, no? Accadrà qualcosa, insomma, accadrà, accadrà. No, arriva l'ultima pagina e allora? Quindi, cioè, no, io come vedete non vi parlo della trama perché, no, se siete interessati vi leggete la trama e, cioè, cosa devo dirvi di questo libro? Il sognatore, a me il sognatore non mi ha fatto sognare. Una persona che, boh, non lo so, insulsa. L'ho trovato questo Laszlo veramente insulso, veramente pessimo. Boh, i personaggi non erano caratterizzati, ripeto, non mi è piaciuto. Ora, chi lo vuole prendere? Al mio l'offerente, no, veramente. Venderlo mi sembra veramente brutto, non mi va di ricavarci i soldi perché comunque sarebbero 7 euro. Ripeto, il prezzo di copertina sono 14,50 euro, lo venderei a 7 euro perché comunque è in ottime condizioni. Io i libri li tratto benissimo, belli, brutti, li tratto tutti quanti allo stesso modo, quindi è come nuovo. Quindi 7 euro mi sembra un prezzo più che accessibile, però ecco, io offrirei un bellissimo scambio invece, ecco, mi farebbe piacere uno scambio con un altro fantasy, ad esempio. Io ad esempio adoro tantissimo i fantasy che trattano di angeli. Io sono nata, non, cioè il mio amore per la lettura non è nato con i gialli, nonostante quello rimane sempre il mio genere preferito. Io sono nata lettrice. Ho mosso i miei primi passi con il fantasy perché io adoro gli angeli, quindi le storie di angeli, demoni, serafini, cherubini, la battaglia continua, angeli caduti. Quelle storie lì mi piacciono, anche quelle storie lì, storie d'amore, l'amore tra angeli e umani. Anche qui c'è una storia d'amore, ma non è stata. E poi il cliché finale. Il cliché di tutti, o quasi tutti, perché questo, quello che sto leggendo adesso, ancora lo devo terminare, di tutti i fantasy, cioè il finale. Io già l'avevo capito a metà del libro, che sarebbe terminato, boh, sarebbe terminato così, non lo so, non mi è piaciuto e stop, fine. Io di più di questo libro non ve ne voglio parlare. E poi, soprattutto, cosa più importante, non vi voglio dire, a me non piace spoilerare dei libri. Questo comunque vi posso assicurare perché amante dei libri, ovviamente ha avuto un grandissimo successo. Veramente grande, grande, grande. Io capisco che ho letto malissimo la trama. Prossima volta leggerò meglio, accenderò 800.000 luci, ve la leggerò meglio. No, non, bello che ho fatto anche salti mortali, ho fatto comprare di fretta e furia questo libro al mio ragazzo e tutta contenta quando me lo prese, ma non assolutamente no. Io voglio raccontarvi un po' della mia vita da lettrice, da ipovedente lettrice, che è la cosa penso più importante, perché tante volte ci si chiede, no? Dice, ma tu non vedi bene, come fai a leggere? Cioè, vedi male, come fai a leggere? Adesso ho 3.000 ausili che mi possono aiutare. Ho un mio piccolo video ingranditore, un ingranditore da tavola, e poi ho i miei occhi. Alle volte riesco anche a leggere in autonomia qui dentro, quindi mi chiudo e riesco a leggere. La lettura, ragazzi, lo so, possono sembrare libri. Possono sembrare video noiosi, pesanti, io cercherò, vi giuro, di non farli essere pesanti, ma di alleggerirli un pochino. Ecco, credo che vi parlerò più dei libri che non mi sono piaciuti, perché esprimo veramente tutta la cattiveria che c'è in me.
perché non esiste che mi cioè, se un libro mi piace lo dico, se un libro non mi piace, non mi è piaciuto, dico che non mi è piaciuto. Io dico ora, possibile che non c'è un booktuber che io abbia sentito, ce n'è uno, il piccolo Ruby, alla quale questo libro non sia piaciuto? A tutti quanti i booktuber che l'hanno ricevuto è piaciuto a tutti quanti. Allora mi domando, sono io quella che non capisce niente di lettura? Perché ti ci fanno sentire, ve lo dico, cioè, io quando termino, mi viene da piangere perché dico, perché a me questo libro non mi piace? Cioè, perché? Ed è osannato. La lettura è soggettiva, a me può piacere questo libro e può disgustarmi un altro che magari non è famoso, un libro che non è per niente famoso, a me piace da morire, a tanti invece non piace. Non so se mi sono spiegata, sono un po' stanchina, però penso di essermi spiegata. Sono cose che un po' mi fanno riflettere. Io vi dico la verità, io questo libro, anche questo dico libro, questo video è anche un po' generico, non è solamente di mini recensione per quanto riguarda appunto il sognatore, ma voglio parlare anche un pochino, poi vi saluto, anche di questa cosa. Io sono, ad esempio, lo ammetto, sono un acquirente, sì, di libri in maniera non compulsiva, però ne compro tanti, ne compro veramente tanti. Mi piace un titolo, mi piace la copertina, mi piace come è scritto, mi piace, a prescindere che sia un tomone, perché vi farò un book haul, ragazzi, veramente, di libri che sono tomoni. A me non mi interessa, potrebbe anche essere di 20 pagine come di 1000, cioè non mi interessa. Compro. Se mi piace il libro, se mi piace la copertina, se mi piace la trama. Ultimamente giallo, thriller, romanzi, non mi interessa, sto acquistando veramente di tutto e sono contenta così perché il mio, come si dice, il mio obiettivo di quest'anno, del 2019, era quello di spaziare, non basarmi solo sui thriller perché mi hanno stancata. Però non possiamo basarci, parlo per gli altri, ma parlo anche per me stessa, su quello che dicono i booktuber, chi fa video su YouTube, perché quello che dicono loro non è detto che un libro piace a loro, deve per forza piacere anche a te. E questa purtroppo è stata per me una grossa delusione. Purtroppo, purtroppo sì. Niente ragazzi, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi, fatemi sapere giù nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, soprattutto con un like. Mi raccomando, vi aspetto con i commenti, ne parliamo anche nei commenti, sono contentissima. Anzi, se c'è un argomento in particolare sui libri che mi interessa parlare, sì, boh, forse ho detto qualcosa in italiano, sì, credo di sì, ditemelo che ne faccio, ne trago sicuramente un, ne trarrò un video. Niente, ragazzi, vi saluto sul serio, la batteria mi sta abbandonando della fotocamera, mi sta dicendo basta, Jessica, basta. Un bacio grande e alla prossima. Ciao!